Ancora no, gira. Ah, ma io ce l'ho rosso. È partita adesso. Vai. Allora, buongiorno, seduta di consiglio del 2 febbraio del 2022. Dottoressa Pecoraro, predisponiamo l'appello gentilmente. Sì, presidente Sant'Angelo, assente. Consigliere Adelfio? Presente. Consigliere Bruschetta? Presente. Presidente Gulemi? Presente. Consigliere Ilardi? Presente. Consigliere Bressler? Presente. Consigliere Quartararo? Presente. Consigliere Rappa? Presente. Consigliere Tarantino? Tarantino c'è. Presente. E consigliere Terranova? Presente. Ok, 9 presenti. Perfetto, numero legale c'è, quindi la seduta è valida. Proseguiamo nominando gli scrutatori, consigliere Quartararo, consigliere Tarantino e consigliere Bruschetta. Allora, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, comunicazioni pervenute in circoscrizione. Sì. Allora, una comunicazione del consigliere Ilardi di ripristino punti luce. Il sottoscritto consigliere della terza circoscrizione Alfredo Ilardi chiede con urgenza il ripristino dei punti luce in via San Filippo, nei pressi dell'edicola Tutto il Mondo, dove i cittadini hanno difficoltà nell'attraversare per recarsi nelle attività commerciali, farmacie e supermercato. Rimangono in attesa di un vostro riscontro. Io non vedo bene. Poi, consigliere Bruschetta, sollecito ritiri ingombranti nella via Placido Rizzotto di fronte a Scuola Elementare a Longi. Io sottoscritto Bruschetta Saverio, consigliere della terza circoscrizione, chiede la pulizia e ritiro di ingombranti nella via in oggetto, da tempo divenuta discarica. E allego una foto. Consigliere Bruschetta, riparazione buca sede stradale in via Bartolomeo Sirillo, traversa via Oreto. Il sottoscritto Bruschetta Saverio, consigliere della terza, chiede agli uffici DAP la riparazione della buca nella via in oggetto indicata. E allora foto. Consigliere Francesco Terranova, richiesta rimozione rifiuti ingombranti in via Belmonte Chiavelli, lato monte del viale Regione Siciliana. Con la presente su richiesta del sottoscritto consigliere della terza, a seguito delle segnalazioni dei cittadini residenti, si chiede un intervento della RAP per la rimozione dei rifiuti ingombranti in via Belmonte Chiavelli, in particolare ad angolo con la corsia laterale del viale Regione Siciliana, lato monte, ed ad angolo con vicolo Luigi Russo. Poi il consigliere Bruschetta, sollecito rimozione autovettura abbandonata in via Paratore Civico 810. Il sottoscritto Bruschetta Saverio, consigliere della terza, chiede agli uffici preposti la rimozione di autovettura abbandonata da diversi tempi nella via in oggetto. Consigliere Presidente Gulemi, buca pericolosa in via San Filippo, altezza civico 126 antistante banca MPS Borgo Ulivia. Si segnala la presenza di una buca nella via indicata in progetto. Si rappresenta l'urgenza in quanto pericolosa per gli automobilisti e i pedoni che vi transitano. Sempre il presidente Gulemi, sollecito rimozione bacce presenti nel marciapiede antistante la via Albiri, viale Regione Siciliana Sud-Est. Si sollecita l'intervento richiesto in oggetto per la presenza delle erbacce che invadono il marciapiede, costringendo i pedoni a transitare sulla sede stradale, con grave pericolo per la propria incolumità. Poi c'è una reiterazione del consigliere Tarantino: con la presente si chiede di sollecitare la partecipata in questione, in quanto il marciapiede ad oggi risulta impraticabile, sarebbe richiesto il servizio di servo in via Damiano Lo Greco. E poi una nota del
del consigliere Tarantino. Con la presente si chiede di sollecitare la partecipata in questione, in quanto i marciapiedi ad oggi risultano impraticabili, ed è la richiesta servizio di serbo via Giuseppe Rumore. Un sollecito. Non c'è altro. Bene, grazie dottoressa. Allora, nell'ambito sì, sempre delle commissioni, consigliere Quattararo. Sì, presidente, posso? Certo. Volevo dire, in merito alla richiesta presentata dal collega Ilardi, che circa una decina di giorni fa io ho presentato la richiesta per il ripristino dell'illuminazione pubblica in via dell'Orsa Maggiore e in via San Filippo, in quanto diversi punti luci risultano spenti. Ho ricevuto comunicazione da parte dell'AMG che un circuito, uno dei due circuiti, risulta guasto, e che non si prevedevano tempi, diciamo, per il ripristino, in quanto si doveva a quanto pare effettuare un intervento diciamo grosso, e si aspettava un'autorizzazione dall'ufficio infrastrutture, ecco. Ha fatto bene il collega Lardi a sollecitare, però la problematica è questa, diciamo, presidente. Poi risponderanno pure al consigliere Lardi, che se il problema è sempre questo, non lo so, dello stesso circuito, perché sì, lui... via San Filippo comunque, quindi penso che siano, perché sono accesi, diciamo, in modo alterno. Lei, scusi collega Martello, lei ha qualche documento, così attestiamo anche i cittadini che lei già l'ha presentato anche 10 giorni fa. La devo recuperare, collega, gliela giro. Questa risposta che abbiamo avuto dall'AMG, così la faccio notare anche ai cittadini. La devo recuperare, gliela giro, ma in ogni caso ha fatto bene lei a sollecitare, e vediamo cosa risponde nel suo caso pure l'AMG. Ok, la ringrazio collega, noi facciamo sempre il bene dei cittadini. Indubbiamente. Presidente, poi volevo, dico, non so che, se i colleghi devono collegarsi alle richieste, potevo aprire un argomento in merito all'incontro di ieri, che è stato, diciamo, quantomeno abbiamo avuto conferma di quelle che erano le nostre preoccupazioni riguardo naturalmente la linea 209. La cosa importante, quantomeno, che si sia riuscito a mantenere il doppio senso di circolazione su via Falsomiele, perché la situazione poi magari diventava molto, molto pesante per i cittadini avere anche quel tratto a senso unico. L'obiettivo fondamentale è stato quello di mantenere il servizio pubblico in una borgata storica periferica, che già è divisa dal cosiddetto nostro muro di Berlino, che è via la Regione Siciliana, visto anche lo stato dei sottopassi in cui si trovano. Quindi non è facile per i cittadini che vivono lì avere collegamenti, perché magari chi abita da questo lato di via la Regione, lato valle, magari anche a piedi, può raggiungere facilmente le vie principali, prendere il mezzo pubblico. Lì diventa difficoltoso pure spostarsi a piedi, perché abbiamo la barriera di via la Regione Siciliana. Quindi è stato fondamentale e prioritario mantenere il servizio di trasporto pubblico, anche con tutti le diciamo difficoltà connesse, perché giustamente i cittadini avranno un certo qual modo un disagio che magari poi col tempo si tramuterà in qualcosa di buono, perché lì gli ingorghi, come ha detto lei, presidente, nella giornata di ieri, sono all'ordine del giorno, e io vedo spesso che chi è dietro la vettura Amat nel tratto della parallela di via la Regione, sapendo che l'autobus salirà da via Belmonte Chiavelli, fa a gara per riuscire a sorpassarlo con le vetture, per evitare di farsi tutto il tratto di via Chiavelli dietro l'autobus e rimanere bloccato. Quindi nel corso del tempo magari la soluzione sarà ben accolta dai cittadini. Sicuramente quando c'è qualcosa di nuovo
va a scombussolare quello che è, diciamo, l'ordinario vivere quotidiano. Quindi ci vorrà un po' di tempo per comprendere che la cosa fondamentale sia stata quella di mantenere il servizio pubblico, ripeto, in una borgata che magari poi rimaneva isolata totalmente dal resto della città. Ho finito, Presidente. Sì, grazie, consigliere Quattaro. Chiaramente condivido il tuo pensiero, che è stato dall'alto il pensiero di tutti, che l'unica, l'unica, diciamo, l'unico percorso che si poteva intraprendere appunto per garantire, per mantenere la linea 209, era appunto creare le condizioni per far sì che la linea stessa non trovava intoppi, e quindi si è dovuto, come dire, si dovrebbe, perché ancora non so quando uscirà la determina, si dovrebbe creare appunto questo senso unico a salire in via Belmonte Chiavelle. È chiaro, come appunto dicevi tu, che magari ci sarà un po' di malcontento tra la gente, però ripeto, come avevo detto ieri pure io, ho avuto modo di confrontarmi con alcuni residenti che già comunque erano informati di questo, diciamo, di questo cambiamento, questa proposta di cambiamento, e non mi nascondevano appunto che proprio questo tratto di via Chiavelle l'avrebbero preso in modo positivo. Poi ripeto, staremo a vedere i margini, come hanno detto i tecnici, i margini per poter, come dire, effettuare variazioni ci sono, credo, non per tornare indietro una volta che metteranno almeno il tratto di via Chiavelle. Poi è stato salvaguardato quello che era la via Santa Maria Gesù, che ci può stare il doppio senso di circolazione, e poi da vedere tutto là in via Santa Maria Gesù. Perfetto, allora ci sono altri interventi? Io, Presidente, vorrei cambiare discorso, però sì, non so. Chiaro, se... chiaro, chiaro, certo, prego, consigliere Bruschetti. Sì, Presidente, penso che non possiamo sottrarci a parlare da quanto, diciamo, si apprende appunto dai social, dai giornali online di questa mattina, perché ho sentito l'arresto di un dipendente per quanto riguarda l'ufficio anagrafe di Capinere, che avrebbe fornito dati dei cittadini, chiaramente, e quindi c'è, diciamo, una situazione un pochino grave, quindi volevo un pochino, non tanto entrare in merito, perché, Presidente, non sappiamo la veridicità di queste notizie, quindi è giusto che non possiamo a priori condannare, però il fatto che sia successa è su tutti i giornali, ci sono gli arresti, ci deve fare un pochino riflettere, ma principalmente, Presidente, riflettere perché per tutti coloro che appunto oggi hanno bisogno di un certificato, in questi giorni diverse persone mi sollecitavano il problema della carta d'identità, il problema dei certificati di residenza, che purtroppo bisogna, sì, sono online, però molte persone non sono in grado di, chiaramente più anziane, il problema dello SPID, e quindi magari hanno bisogno di un certificato urgente, libero, e purtroppo hanno grosse difficoltà di fronte a problemi così gravi che non si riescono a risolvere, perché chiaramente a causa di questa pandemia si sono rallentati. Ci troviamo di fronte a queste situazioni. Io spero che si faccia chiarezza. È un fatto molto grave, appunto, che quello che è successo. Quindi, ripeto, in un momento in cui la gente non riesce facilmente ad avere quei diritti, perché il certificato di residenza, la carta d'identità, abbiamo queste notizie che un pochino ci fanno riflettere
quando si pensava che quantomeno c'è gente che fa tanta fatica a portare il pane a casa, tanta fatica per guadagnarsi da vivere, e poi diciamo personale che svolge attività presso le istituzioni commettono questi reati. Purtroppo ci fanno riflettere tantissimo e mi auguro veramente, Presidente, che possa le persone arrestate appunto in seno di giustizia, in seno di nelle indagini, far valere la propria, che non sono, diciamo appunto, la loro innocenza. Grazie, Presidente. No, grazie a te, consigliere. È chiaro che per fortuna gli organi inquirenti hanno, come dire, qualora venisse confermato questo reato, hanno fortunatamente fermato questo, come dire, questo circolo che a quanto pare prendevano dati, ora no, dico per quello che si leggono nei giornali. Purtroppo le cosiddette mele marce ci sono ovunque, sia al comune, in tutti i livelli, e noi dobbiamo sperare sempre che, ripeto, chi è preposto alla vigilanza dovrebbe vigilare in modo più attento, perché poi tra l'altro a quanto pare molte hanno accesso a questi dati, per dati personali, e quindi si vengono a creare queste situazioni veramente, al suo fatto legge sono incresciose, ripeto. Sì, come dicevi tu, l'altra faccia della medaglia è che oggi per ottenere un semplice certificato, che comunque quando uno richiede un certificato a qualsiasi titolo non lo chiede per capriccio, ma perché deve portare a compimento una pratica magari importante, al di là di quello del disagio delle carte del documento d'identità, deve sudare le cosiddette sette camicie, perché se ci scrivi per email magari non neanche ti rispondo, per telefono è un complesso di come dire, di problematiche che effettivamente abbiamo sempre denunciate, però non è cambiato mai nulla. Aveva alzato la mano al consigliere Tarantino e poi Giuseppe Guardiano. Niente, in merito a questo argomento, certo, dispiace l'accaduto, che naturalmente un po', tra virgolette, ci non si sente. Mi sentite? Ora meglio, un po' alza la voce. In merito all'accaduto, dico naturalmente mi dispiace, perché è qualcosa che un po', tra virgolette, ci può anche penalizzare. Però allo stesso tempo dobbiamo dire come stanno le cose, che un po' l'amministrazione, non centrale naturalmente, non per colpa nostra, perché lo dobbiamo dire, ad oggi non ha fatto nulla affinché, dico, possano riprendere alcuni servizi, come nel caso della carta d'identità. Abbiamo affrontato la problematica, abbiamo parlato di trasferimento, abbiamo dato anche la soluzione del POS, in cui la Marano diceva che stava appunto portando a termine un contratto, non so con quale azienda, per quanto riguarda la linea, e che quindi avrebbero messo almeno diciamo il POS appunto per pagare eventualmente questo servizio con diciamo le carte di credito, quindi già lavorare al 50%. Ma questo ancora non è avvenuto, quindi ahimè l'amministrazione si è dimenticata pure di questa postazione. Come al solito noi solleciteremo appunto diciamo questo tipo di attività, perché è fondamentale, la terza circoscrizione è grande e ha bisogno appunto di questi servizi, che sono appunto fondamentali, come diceva lei, Presidente Gulen. Niente, semplicemente questo, Presidente. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Quartararo. Sì, Presidente, diciamo che il collega Tarantino mi ha anticipato nell'intervento, perché, dico, in base all'osservazione del collega Bruschetta, che ha anche parlato giustamente della difficoltà
dei certificati, delle carte d'identità e quant'altro, volevo capire insieme a voi e riprendere, visto che c'è stata anche poi la pausa natalizia, siamo iniziati in videoconferenza, insomma, una serie di situazioni cui dovevamo in un certo senso assestarci. Riprendere il discorso e capire a che punto è lo stato riguardo il trasferimento degli uffici nella struttura di via del Segugio. Io ultimamente, poco prima di Natale, eravamo rimasti che addirittura l'AMG era andata a fare il sopralluogo a Capinere per smontare condizionatori e quant'altro, però poi non si è saputo nulla. E si è fermato in un certo senso tutto. La struttura di via del Segugio è pressoché deserta perché a quanto pare gli uffici sociali svolgono attività prevalentemente in via Garibaldi. Quindi, Presidente, riprendiamo in mano questa situazione per pressare l'amministrazione e capire allo stato attuale cosa si prevede di fare e quali siano le tempistiche per il trasferimento e riattivare i servizi fondamentali per i nostri cittadini, Presidente. Sono d'accordo con te. Cosa, no, bisogna riprendere, no, perché già diciamo che è un percorso avviato. Poi, cioè, qua è la tempistica che è allucinante. Perché già il percorso è avviato. Sappiamo per certo che il preventivo sia di trasloco, sia per quanto concerne la collocazione dei condizionatori, c'è tutto. Faremo una lettera di sollecito alla dottoressa Marano, all'assessore Marano, e così vediamo, oggi ci incontriamo. Effettivamente, questa situazione è già. Che poi, tra l'altro, dico, il trasferimento, ce lo dobbiamo ricordare, nasce per una, fra virgolette, non è inagibilità, come definire, cioè non è più a norma la struttura, diciamo, di via delle Capinere, cioè, quindi qua c'è un fatto pure di responsabilità. Comunque, non di meno. Presidente, formuliamo un invito alla dottoressa Marano e alla dottoressa Arena, perché mi sembra che poi l'Arena ha avuto l'incarico proprio di occuparsi di questo da parte anche del dottore Brucato, quindi anche per avere notizie certe, Sì, si potrebbe formulare un invito e farli partecipare in una seduta di videoconferenza. perfetto, va bene, in questi giorni lo faremo. Allora, bene, ci sono altri interventi, anche di altri argomenti, chiaramente. No. Allora, se diamo, dottoressa Pegorara, se diamo lettura di un verbale delle sue precedenti. Sì, abbiamo il verbale del 26 da leggere. L'anno 2022, il giorno 26 del mese di gennaio, si è riunito il Consiglio della terza circoscrizione in modalità telematica, mediante collegamento a distanza, giusta le disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, protocollo 159-86-06 del 29-12 e di dirigente del settore partecipazione istituzionale, protocollo 160-23-95 del 31-12, per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, inoltrato con avviso di convocazione, protocollo 157-64-32 del 21-12, successiva integrazione 32-779 del 17-1, ai sensi delle vigenti norme di legge statutarie e regolamentari. Il luogo della riunione da intendersi convenzionalmente la sala delle adunanze consiliari, sita in via Francesco La Colla 4852. La pubblicità delle sedute sarà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale istituzionale del Comune di Palermo. Presiede l'adunanza il vicepresidente della terza circoscrizione Andrea Gulemi. Assiste in qualità di segretario e funzionario pecoraro, coadiuvato nella funzione di verbalizzante dal collaboratore Fatica. Il segretario, su invito del Presidente, procede all'appello nominale, al termine del quale risultano presenti i consiglieri Bruschetta, Gulemi, Ilardi, Prester, Quartararo, Tarantino e Terranova. Sono presenti 7 consiglieri, assenti Adelphio, Rappa e Sant'Angelo. Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, alle ore 9:18 dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori consiglieri Bruschetta, Ilardi e Quartararo, con l'approvazione del Consiglio.
Si procede con il primo punto all'ordine del giorno, ovvero comunicazioni del Presidente dando lettura di una nota inviata dai consiglieri Gulemmi, Nardi e Quartararo al signor Sindaco, al Vice Sindaco e alla RAP, con cui si chiede la bonifica dei sottopassi di Viale Regione Siciliana ubicate nel territorio della terza circoscrizione, in quanto bui, sporchi e pieni di cumuli di rifiuti di ogni genere. Si prosegue con la lettura di alcune richieste inviate dai consiglieri per i successivi inoltre alle aziende competenti. Richiesta rimozione rifiuti ingombranti in via Santa Maria di Gesù all'altezza del civico 100G, a firma del consigliere Terranova. Richiesta bonifica sottopassi di via Regione Siciliana ubicata in terza circoscrizione, a firma dei consiglieri Quartararo e Gulemmi. Richiesta rimozione rifiuti ingombranti postazione RSU in largo dei fasci siciliani, a firma del consigliere Tarantino. Alle ore 9.23 partecipa alla seduta la consigliere Tappa, risultano presenti 8 consiglieri. Richiesta sollecito ripristino manto stradale per la presenza di buca, all'altezza dei giunti del viadotto PDR, a firma del consigliere Tarantino. Richiesta bonifica per presenza di materiale speciale nell'area antistante il plesso scolastico Borguliva, ingresso secondario di via Troina, a firma del consigliere Quartararo. Il consigliere Tarantino chiede che la richiesta presentata per la sostituzione del coperchio del pozzetto venga inviata all'azienda MG poiché si tratta di un pozzetto di luce. La consigliere Rappa informa di essere stata contattata dai tecnici della mobilità urbana in merito al percorso della linea 209, se il consiglio si fosse espresso in merito oppure se avesse avanzato nuove possibili soluzioni. Riferisce che le soluzioni prospettate dai tecnici sono la soppressione della linea o il senso unico di marcia lungo tutto il tragitto di via Falsomiele, via Santa Maria di Gesù e via Belmonte Chiavelli. Pensare di proporre un divieto di sosta è impensabile, in quanto i cittadini residenti non avrebbero più dove posteggiare, ma eliminare la linea creerebbe gravi disagi ai ragazzi che frequentano la scuola. Unica soluzione sarebbe quella di fare il senso unico, ma si potrebbe proporre di realizzarlo fino a dove la strada diventa più larga, ripristinando da quel punto il doppio senso di circolazione. Il Presidente ritiene necessario capire se rimodulazione della viabilità della zona sia dettata dalle linee guida imposte dalla Regione Siciliana o dai forti disagi nel transito delle vetture. Rivoluzionare il flusso veicolare non sa fino a che punto possa essere utile. Si potrebbe proporre di installare i sensi unici dove la strada è più stretta, mentre dove la carreggiata è più larga lasciare il doppio senso di marcia. Ritiene non fattibile proporre pareri in merito per la mancanza di competenze tecniche specifiche. Il consigliere Quartararo sottolinea che il compito della Regione Siciliana è garantire la sicurezza del trasporto pubblico, ovvero gli utenti devono essere presi e lasciati dove vi è il marciapiede. In passato alcune fermate sono state soppresse proprio perché non viene il marciapiede. Altro requisito da dover rispettare per il transito degli autobus e per la collocazione o mantenimento delle fermate è la larghezza delle carreggiate, e sia per Monte Chiavelli che via Santa Maria di Gesù non rispettano purtroppo i requisiti imposti dal codice della strada, soprattutto con i veicoli in sosta. Sopprimere la linea è impossibile perché si rischia di isolare una borgata. Bisogna quindi proporre soluzioni alternative che potrebbero essere il senso unico in via Belmonte Chiavelli e via Santa Maria di Gesù e mantenere a suo avviso il doppio senso di marcia in via Falsomiele, visto che già c'è un semaforo che alterna il transito. Il consigliere Lardi sostiene che quando si cambia il transito del percorso di una linea AMAT occorre coinvolgere i cittadini, per cui è opportuno predisporre una petizione. La consigliere Rappa risponde che non ci sono i tempi per coinvolgere i cittadini. Per l'AMAT togliere la linea sarebbe una soluzione, visto anche che molti cittadini non obliterano il biglietto, arrecando solo perdite e nessun guadagno all'azienda. Posso? Il consigliere Terranova dichiara che gli uffici tecnici hanno valutato quali possano essere le possibili soluzioni, ovvero il senso unico in via Belmonte Chiavelli non ha creato difficoltà perché la presenza di via Bagnera ha permesso di snellire il traffico. Il senso unico di marcia in via Santa Maria di Gesù potrebbe essere una possibile soluzione, soluzione già collaudata durante il periodo della commemorazione dei morti e consente di snellire il traffico. Le sue perplessità riguardano invece il senso unico in via Falsomiele, perché il tragitto è lungo
e quindi chi abita all'inizio di via Santa Maria di Gesù dovrebbe fare un tragitto molto lungo. Sarebbe opportuno invitare i tecnici per capire se sia possibile mantenere il doppio senso di marcia in via Corsoniere, dove già insiste un semaforo nel punto più stretto della via che regola il flusso veicolare. Sopprimere la linea significherebbe isolare completamente e ancora di più le borgate a monte di via la Regione Siciliana, anche perché non esiste un sottopasso che permette di arrivare a parcheggio retto. Occorre pertanto trovare soluzioni alternative con i tecnici e limitare al massimo i disagi per la cittadinanza. Il consigliere Bruschetta specifica che la strada è stretta ed esistono situazioni di pericolo. L'ufficio mobilità urbana ha coinvolto il consiglio per trovare possibili soluzioni. A suo avviso la soluzione è quella di istituire il senso unico, perché sopprimere la linea 209 reca disagi ai cittadini che non possiedono un veicolo. Queste strade nascono negli anni 60, quando si transitava con i carretti, mentre oggi vi passano camion e si è costruito dove non si doveva. La soluzione, a suo parere, è dunque il senso unico. Anche la politica deve fare delle scelte. Si parla di una strada stretta dove diventa difficile transitare, ma bisogna salvaguardare la sicurezza e anche tutelare chi non possiede un mezzo proprio. Il Presidente rappresenta che la via Santa Maria di Gesù non presenta le stesse caratteristiche e problematiche di via Belmonte Chiavelli. Non c'è un elevato traffico veicolare, per cui a sua parere non occorre installare senso unico. Per quanto riguarda invece via Falsoniere, è d'accordo con quanto detto dal collega Terranova, perché il punto più stretto della via è regolato dal semaforo. Si potrebbe in aggiunta installare una cartellonistica adeguata nei punti stretti della via. Si procede con il secondo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale, dando lettura del verbale dell'articolo a seduta del 19 gennaio, approvata alle ore 10:11 per appello nominale. Il cui esito è il seguente. Presenti e votanti 8, votano a favore 8. Il Presidente invita il segretario per disporre una nota di invito per i tecnici dell'Ufficio Mobilità Urbana. Esauriti gli argomenti, alle ore 10:12 il Presidente chiude la seduta. Perfetto, grazie. Se non ci sono osservazioni, lo poniamo in votazione. Forse la consigliere Dappa. Procedo? Come? Stretta? No, pensavo che lei poco fa volesse... Mi ha chiamato? Sì, pensavo che lei volesse intervenire. No, niente, ok. Allora, Adelfio. Favorevole. Consigliere Bruschetta. Approvo. Presidente. Favorevole. Consigliere Inardi. Favorevole. Consigliere Prester. Favorevole. Consigliere Quartararo. Approvo. Consigliere Rappa. Approvo. Consigliere Tarantino. Favorevole. E consigliere Terranova. Favorevole. 9 favorevoli. Perfetto. Proseguiamo con i lavori. Se il consigliere Bruschetta è disponibile, iniziamo, o perlomeno forse l'avevamo iniziato, ora non ricordo più. A dare lettura di un parere? No. Aspetta, scusatemi, abbiamo votato. Allora, abbiamo votato già un allora, alle 9:51 esce Terranova. Avevamo votato già un parere, quindi dovevamo iniziare a leggere un altro parere, se non erro. Sì. Posso? Sto cercando sì. Di trovare. Diciamo... Qua diciamo ci sono come trasmissione proposta. No, mercoledì. Come? Quello lei aveva proposto quello mi sono fatto. Quello di via Librio. Sì, stavo cercando. Consigliere, dato il microfono, può spegnere il microfono. Ecco, non ricordo questo di qua era. Il 25 maggio ve l'ho inviato. 25? Gennaio, scusa. 25 gennaio. 10:12. Allora, il 25 c'ho quello
proposta comune di problema della cittadinanza, vediamo se è questo. Allora, il fondo perequativo? No, però ce n'è un altro, sempre lo stesso giorno. Sì, perché erano stati mandati prima e poi me li ho rimandati tutti insieme, il 25. Sto aprendo un altro che ci sono qua. Approvazione contributo a favore dell'economia locale l'abbiamo fatto, giusto? Sì. Quindi, quello dove c'è scritto CC protocollo 155-88-48. No, del 20 io non ce l'ho questo. CC protocollo 155-88-48. Aspetta che io lo rigiro subito. Sì, no, 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 l'ho trovato, dottoressa. Ah, ok. Piano di riequilibrio? Sì, avete concordato su questo, poi non lo so. Okay. Sì, sì, va bene. Intanto leggo, diciamo, la prima... primo file che è arrivato, che parla piano di riequilibrio, modifiche alle tariffe per occupazione di suolo pubblico approvate con il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di suolo pubblico e di autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 244/2021, nonché alle tariffe approvate con il regolamento per l'applicazione del canone unico per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, di cui la deliberazione del Consiglio Comunale 243/2021. Non rileggo chiaramente di nuovo l'oggetto. E quindi, premesso che quindi viene trasmesso al capo area dello sviluppo economico, premesso che l'articolo 52 del decreto legislativo 44697, confermato al comma 6 articolo 14 del decreto legislativo 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle individuazioni e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigente. Per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 816, legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui è presente comma e commi da 817 a 836, denominato canone, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati enti, e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27,78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune e, della e delle province. La disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della legge 160/2019 nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale prevede: il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale ai sensi articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 97 numero 446. In forza delle previsioni del successivo comma 837, a decorrere dal 1 gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile destinate ai mercati realizzate anche in strutture attrezzate. Considerato che in attuazione dei citati obblighi imposti dalla legge 160/2019 è stato istituito
è disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale, il CUP, ai sensi dei seguenti regolamenti delle pertinenti tariffe. Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 244/2021. Regolamento per l'applicazione del canone unico per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 243/2021. Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 343 del 16/9/2021, ad oggetto proposta di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex articolo 243 bis, comma 1 del decreto legge 267/2000. Vista la nota della Ragioneria Generale 988722 del 24/9/2021, ad oggetto delibera del Consiglio Comunale 343 del 16/9/2021, relazione illustrativa secondo la linea guida approvata dalla Corte dei Conti con la delibera numero 5/2018 del 10/4/2018, di tutti i fattori e le cause che hanno determinato l'attuale squilibrio strutturale del bilancio. Visto le note del direttore generale, l'una pervenuta tramite mail del 22/10/2021, avente ad oggetto prospetto schema prospetto quindicennale, l'altra protocollo numero AREG 1386695 del 2021 del 2008-21, ad oggetto sollecito formale alla presentazione del prospetto e la connessa relazione illustrativa con gli schemi atti eventualmente necessari per la redazione del piano di riequilibrio, comunicazione alla nuova durata ventennale del piano. Vista la deliberazione di giunta municipale del numero 309 del 3 dicembre 2021, per oggetto della presente proposta, che con la primaria finalità di individuare misure correttive all'attuale situazione di insuperabile precarietà finanziaria in cui versa l'ente, ha stabilito di sottoporre al competente organo consigliare incrementi tariffari relativi al CUP secondo le modalità e con le motivazioni appresso precisate. Preso atto che nella deliberazione giunta municipale sopra citata è stato presentato tra le possibili azioni di intraprendere per il riequilibrio economico dell'ente l'aumento tariffario del CUP per le occupazioni di suolo pubblico, alla luce delle considerazioni vi esposte qui opportunamente richiamata. A. Da una verifica comparata con i tariffari imposti dal regolamento comunale del CUP presso altre grandi città italiane rientranti nella medesima classe demografica, di cui al comma 826, 827, 841, 842 del citato articolo 1 legge 160/2019, si è potuto riscontrare una significativa maggiore imposizione rispetto alle tariffe del Comune di Palermo, con particolare riferimento alle voci riguardanti l'occupazione del suolo pubblico. Il confronto tabellare è avvenuto in relazione alle principali voci del tariffario comunale vigente, comparate con voci omologhe o comunque compatibili di altri tariffari comunali rinvenuti nei siti istituzionali comuni esaminati, Milano, Roma, Napoli e Genova, rapportando reciprocamente i valori massimi in funzione della zonizzazione, in altre parole individuando le tariffe più alte riservate alle aree di maggiore pregio di ciascuna città. E qui per esempio abbiamo una tabella con le varie descrizioni del suolo pubblico, e quindi abbiamo occupazione suolo comunale, cabine, manufatti. A Palermo per esempio c'è 65,590 euro, a Milano 195, a Roma 159 e a Genova 161 euro. Poi per quanto riguarda le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo, pensilline, bacheche, prospetti, vetrine, abbiamo che a Palermo si paga 32 euro, a Milano 97, a Roma 61, Napoli 168, a Genova 49. Per quanto riguarda i passi carrabbie, anche per accesso agli impianti distributori carburanti, notiamo che a Palermo si pagano 32,795 euro, a Milano 75, Roma 44, a Napoli 168, a Genova 81,40. Per quanto riguarda invece le occupazioni del suolo pubblico temporaneo, quindi tariffe giornaliere
al metro quadrato. Abbiamo che per quanto riguarda tariffa ordinaria, per i primi 15 giorni a Palermo abbiamo 3,10 euro, a Roma abbiamo 2,1, però moltiplicato per un coefficiente compreso tra 1,7 e 2,5. Napoli abbiamo 12 euro, a Milano 5,20 euro. Alla luce degli esiti conseguiti appare conducente a ipotizzare per il prossimo ventennio un incremento tariffario biennale del 10% su tutte le voci relative alle occupazioni di suolo pubblico, e ciò decorre dal 2023, ritenendosi che ancora nel 2022 gli effetti negativi della pandemia potranno risentirsi sul tessuto imprenditoriale, ed essendo ancora recentissima l'approvazione delle vigenti tariffe in seno al regolamento CUP. A titolo esemplificativo, la tariffa principale per le occupazioni permanenti, pari ad euro 65,59 al metro quadro anno, subirebbe i seguenti incrementi. Quindi passerebbe nel 2023 e 2024 da 65,59 a 72,15. Nel 2025 al 2026 79,37, dal 2027 al 2028 87,31, 2029-2030 96,04, per andare a 2031 e 2032 a 105,65, e così di seguito fino ad arrivare nel 2041 a 170,26. Restano esclusi dal presente provvedimento i beni soggetti alla disciplina del regolamento comunale relativo alla gestione alienazione di beni immobili di proprietà comunale, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 334-2008, rientranti nella tabella 2 dell'allegato B del regolamento CUP, di cui alla citata deliberazione 244-2021. Punto B, considerazioni analoghe valgono anche in merito al tariffario introdotto con il regolamento per l'applicazione del CUP nelle aree mercatali, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 243-22-7-2021. Anche in questa fattispecie si è potuto riscontrare un'imposizione mediamente inferiore rispetto alle altre città italiane. Il prospetto che segue, sviluppato in ragione delle principali voci tariffarie, ne dà conto. Allora, parliamo di tariffa giornaliera al metro quadrato. A Palermo abbiamo 0,50 centesimi, Napoli 1,26 euro, Genova 0,64, Milano 2,28. In esito a tale verifica è ipotizzabile prevedere che il prossimo ventennio un aumento dell'8% a cadenza biennale, sempre con decorrenza dal 2023, sulle voci tariffarie di cui ha citato regolamento. La proiezione riguardante le voci principali di cui ha superiore tabella è la seguente: quindi passiamo 0,50 dell'attuale al 2023 0,54, nel 2025-26 0,58, 2027-28 a 63 centesimi, 2029-2030 a 68 centesimi, 2031 2032-0,32, arrivare al 2041 a 1,07 euro. Quindi, dato atto che, con riferimento alla proponenda modifica regolamentare, sono esclusi i riflessi diretti sulla situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell'ente connessi all'emanazione del presente atto, nella considerazione che questo provvedimento non comporta di per sé un impegno di spesa né accertamento in entrata, con riferimento ai riflessi indiretti appare evidente ipotizzare una positiva variazione di natura economica rispetto al gettito conseguito dall'imposizione precedente, considerato l'incremento tariffario a parità di concessione rilasciata. Visto il decreto legislativo 267-2000, successive modificazioni e integrazioni, visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali vigenti nella regione Sicilia, si propone dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, approvare le proposte di modifica per il ventennio 2022-2041, ma con decorrenza 2023, dalle voci tariffarie esplicitate in premessa che vengono qui ribadite in sintesi: incremento tariffario biennale del 10% sulle voci relative alle occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 244-2021,
con esclusione di quelli di cui alla tabella 2 dell'allegato B del medesimo regolamento, incremento tariffario biennale dell'8% su tutte le voci relative alle occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal regolamento per l'applicazione del canone unico per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 243/2021, il capo area sviluppo economico, dottor Luigi Galatiotto. Presidente, io penso di fermarci qua in maniera di dare l'opportunità ai colleghi consiglieri di intanto di rileggere con attenzione questa proposta in maniera tale da avere delle idee molto chiare e poi continuare magari la lettura delle altre schede. Presidente. Sì, sono d'accordo con te, diamo l'opportunità ai colleghi appunto di dare... Sì, io non avevo visto che in seguito c'erano chiaramente le approvazioni, pareri favorevoli dei vari enti, ma parliamo del capo area di sviluppo economico, il capo area sempre e l'assessore all'attività economica e il dirigente responsabile che appunto danno parere favorevole alla regolarità contributiva contabile. Quindi, che ne pensa il Presidente? Oh no, sono d'accordo con te. Va bene, ok. Allora ci riaggiorniamo alla prossima seduta utile. Quindi la seduta è chiusa alle 10:09. Buongiorno a tutti.